Questo però, Francesco, te lo lascio leggere a te. Grazie a tutti per chi è in ascolto. Io sono Claudio Simeoni, che insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi giovedì siamo arrivati, credo, all'85esima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Tanto così per fare un po' di mente locale. Prima di iniziare, due o tre cosette che dobbiamo parlare. Innanzitutto, durante l'ultima pizza che abbiamo fatto fra sognatori, fra percettori, fra pagani particolari, fra, è saltato fuori non un'accusa, ma mi hanno sottolineato che io parlo poco, vediamo un attimo se mi viene in mente che... No. Parlo poco del concetto di... Come sei scappato, giuro. Forse per ne parli talmente poco che l'ha cancellato. Non mi ricordo. Vabbè. Niente. Parlo poco dell'essere uguale a se stessi. Impeccabilità. Del concetto di impeccabilità. E niente, io del concetto di impeccabilità tirerò fuori qualche appunto molto particolare all'interno dell'elemento del crogiolo e vivere per sfida, perché l'impeccabilità, a parte il fatto che l'impeccabilità attraversa tutto il crogiolo dello stregone, però ha dei pericoli usare il termine a sé stante come impeccabilità, ha dei pericoli in quanto qualcuno potrebbe dire che cos'è l'impeccabilità, cioè il pericolo dell'impeccabilità è che qualcuno venga a dire a un altro che cos'è l'impeccabilità e chiedere all'altro di adeguarsi all'impeccabilità stessa. E questo è il pericolo più grosso. Per cui eviterò sempre di usare questo termine, anche se l'impeccabilità, cioè essere precisi nel rispondere alle sollecitazioni di intento, è uno degli elementi fondamentali della stregoneria. C'è un episodio in Castaneda che racconta come Castaneda, andando su una montagna, si è fermato un attimo per allacciarsi una scarpa e un masso è precipitato. Se lui non si fosse fermato per allacciarsi la scarpa, il masso lo avrebbe schiacciato. Però, come fa notare Castaneda, la prossima volta magari si ferma per allacciarsi la scarpa e perde quell'attimo di tempo che magari il masso casca e lo distrugge. E allora cosa rimane a questo punto quando un individuo si slega dal mondo che lo circonda? Gli rimane l'impeccabilità, cioè gli rimane il fatto di allacciarsi con precisione assoluta la scarpa. Cioè, per cui cosa ci rimane nella vita per ovviare a tutto quello che la vita può portarci contro? Ci rimane essere precisi con noi stessi, ci rimane essere precisi fra noi e le sollecitazioni del mondo, ci rimane essere onesti, scoperti, chiari con quello che facciamo. Questo ci rimane la precisione. Di questo concetto di impeccabilità ne parlerò appunto nell'elemento del crogiolo, del vivere per sfida, perché fa parte del nostro essere sfida nel mondo. C'è un mondo che fa della sottomissione l'arte dell'apparenza, l'impeccabilità di noi stessi è una sfida alla sottomissione. Detto questo, un'altra cosa. Ho comprato un libro, L'intelligenza emotiva, che mi ha suggerito una radioascoltatrice. L'intelligenza emotiva, io ho dato una scorsa a questo libro e non fa altro che praticamente a confermare la struttura del condizionamento educazionale, che quando è fatta a livello infantile, fatta sui bambini, va a incidere la psiche, ma anche il modello comportamentale della persona per tutta la vita, e fa dei casi di concezioni del razzismo dove, anche se la persona, attraverso un bel ragionamento, attraverso tutto quello che è antirazzista, di fatto quando ha dei comportamenti, specialmente in situazioni critiche, in situazioni operative, quello che è stata l'istruzione razzista emerge e ha il predominio nella persona. E questo è il motivo per cui, nonostante noi continuiamo a dimostrarvi che Gesù di Nazareth è un povero pazzo, che il Dio dei cristiani è un assassino, eccetera, molte persone si ribellano a quello che noi diciamo, non perché razionalmente non siano d'accordo con noi o non possono verificare questo, ma perché è stata talmente incisa la loro struttura emozionale, la loro struttura emotiva fin da bambini, cioè sono state talmente violentate nella psiche e nel modo di essere fin da bambini, che le nostre parole, anche se razionali, anche se logiche, anche se precise,
costituiscono per loro un'offesa all'offesa che hanno subito, cioè un'offesa all'offesa. Per cui questo libro è estremamente interessante. Io l'ho dato una lettura velocissima per alcune pagine e adesso lo leggerò con più calma. Detto questo, Francesco, cominciamo la trasmissione di oggi. L'ultima cosa che invece vi parlerà Francesco, vi parlerà dove lui ha trovato il libro sulla nostra amica. Vi ricordate quella brava donna che noi diciamo invece che è una porca assassina, Madre Teresa di Calcutta? Bene, Francesco è riuscito a farsi ordinare un libro delle malvagità e delle atrocità fatte da Teresa di Calcutta. Raccontami qualcosa, Francesco. Allora, io aggiungo una cosa. Un gruppo di amici hanno aperto una libreria un po' particolare a Treviso, che non fa soltanto argomenti strani, cioè si occupa soprattutto di esoterismo, esotismo, erotismo, cultura alternativa, cultura d'arte. Tra l'altro hanno un bel settore su alcuni libri che sono praticamente introvabili in tutte le librerie. Uno di questi libri, ad esempio, che io ho recuperato, che è interessante perché è un argomento d'attualità, è il libro di Delfino, che è L'uomo creò la sindone. Questo è un libro che è praticamente introvabile in tutte le librerie. Io ne ho girate a decine e decine e non sono mai riuscito a trovarlo, perché questo libro dimostra chiaramente la sindone è una falsità, è una costruzione dell'uomo, è un inganno creato con le mani dell'uomo e non c'è nulla di divino. Questo è sempre un libro che voi trovate tranquillamente, ad esempio, alla libreria Sottomondo di Treviso. La libreria Sottomondo di Treviso si trova in via Tolpada 11 ed è vicino a piazza Santa Maria Maggiore, a pochi metri dalla chiesa, perciò la raggiungete abbastanza facilmente. Ecco, io la raccomando perché è una libreria che tiene anche altre cose. Infatti loro mi hanno segnalato che sono gli unici in Italia a tenere. È un libro scritto in inglese, purtroppo, però penso che in Italia sarà ben difficile che venga tradotto, in cui parla di tutte le critiche fatte nei paesi anglosassoni e in India verso l'attività di Madre Teresa di Calcutta. Allora, di conseguenza, se qualcuno vuole vedere un attimino le cose così come stanno e non come la propaganda li va a raccontare, si può benissimo andare alla libreria Sottomondo e recuperare questi testi. Questi testi sono testi anche scientifici, sono documentati, perché ad esempio anche Delfino, che ha scritto il libro L'uomo creò la sindone, è un ricercatore scientifico che fa con prove alla mano, con prove tecniche e tecnologiche, dimostra la costruzione del falso. Come questo libro, ad esempio, su Madre Teresa di Calcutta, e nessuno ne ha mai parlato in Italia, nessuno ha mai pensato di tradurlo, ma nessuno ha pensato di metterlo in commercio, chissà perché. Perché se era così santa, così intoccabile, bastava una qualcosa semplice per smontarlo, invece nessuno ne parla di questo, perché la tecnica dei cattolici, dei monoteisti, è quello di non parlare delle cose, di non farle parlare, e quella è sempre di nascondere le cose. Cioè, quando c'è qualcosa che va contro di loro e che dimostra la loro falsità, che dimostra la loro intenzione di sottomettere le persone e di creare il falso e di creare un dominio basato sulla menzogna, loro cosa fanno? Impediscono delle cose, si parlano, difatti loro bombardano con la loro pubblicità e poi le cose sono ben diverse, perché ad esempio loro vanno a raccontare delle storielle sulla stampa e queste storielle, se voi andate a verificarle, loro sono ben diversi. È una tecnica di mercato, di dominio molto astuta. Perciò chi vuole documentarsi in maniera libera, chi vuole trovare delle cose strane, delle cose originali, cose che nelle librerie non terrà, io gli consiglio appunto la libreria Sottomondo, che è a Treviso in via Tolpada 11. E avete personale che vanno anche alla ricerca di libri che vi servono. Niente, io un'altra cosa, probabilmente non riesco a farlo stamattina, però lo farò stasera dopo la lettura del Sentiero d'Oro, nella seconda trasmissione fra le 19 e le 20. Un'amica la trasmissione scorsa mi ha chiesto perché io parlo male sempre fra virgolette di Martin Luther King. Io vi ricordo che ho avuto una vita precedente, cioè nel senso che prima di diventare un apprendista stregone facevo altre cose. E per diventare apprendista stregone, le altre cose che facevo dovevo farle in maniera impeccabile, come diceva appunto il mio amico, cioè dovevo essere sempre uguale a me stesso, al di là delle contraddizioni che affrontavo. Ora, di tutta la mia libreria precedente è stata completamente saccheggiata, però è rimasto qualcosina. Bene, stasera, se volete, vi leggerò dei pezzi, perché Martin Luther King è stato utilizzato per spacciare eroina nei ghetti neri, cioè la loro banda è stata usata per distruggere un respiro di libertà che poteva essere prezioso per l'intera società americana. Naturalmente ognuno traga le proprie conclusioni, quello che a me mi interessa è il respiro di libertà delle persone, al di là di qualsiasi altra considerazione, cioè le persone che espandono se stessi nella vita. Questo è importante.
Per cui vi leggerò un paio di passi dei resti di una mia vecchia libreria. Va bene, cominciamo allora la trasmissione di oggi, Francesco. Va bene. Trasmissione di oggi, come vi ho detto, siccome avrei fatto l'agguato in agosto, allora ho saltato due trasmissioni del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo, che erano esattamente La follia controllata e un'altra, che adesso non mi ricordo più, ma credo chiamare le cose con il loro nome, credo, e sono passato direttamente all'agguato per farlo il più presto possibile, perché in agosto magari qualcuno non c'è e l'agguato è uno degli elementi fondamentali del Crogiolo dello Stregone. Perché? Perché l'agguato si oppone essenzialmente alla sottomissione, cioè l'atteggiamento inverso della sottomissione, ed è un atteggiamento fondamentale nel paganesimo. Voi in tutta la mitologia pagana troverete l'arte dell'agguato. Nella mitologia greca l'arte dell'agguato è il fare di Zeus quando va a farsi le varie ragazzine in giro. Allora Francesco, tu che conosci? Beh, non è si solo fa, quello. Si fa cigno, si fa toro, beh, si trasforma. Quello può essere letto come una forma che come una forma di accettazione di varie forme di sessualità, cioè nel senso questo come visto come questo. Però l'esempio più classico nella mitologia di agguato l'abbiamo con Cupido, cioè nel senso l'amore che non viene generato da noi stessi, ma è questo diciamo piccolo chiamiamolo questo piccolo deità, questo piccolo dio che viaggia col suo arco e colpisce il proprio cuore. Più agguato di questo, cioè nel senso un sentimento che in noi non c'è, che ci arriva all'esterno, cioè, dall'improvviso. All'esterno. Sì, perché vedi, ogni persona ha le divinità di riferimento, no? Cioè, è il suo sentire divino. E lei imita il sentire divino. Cioè, beh, un cristiano che imita il sentire divino del suo Dio dice: oh, fai quello che voglio, io ti ammazzo, esatto, perché questo è il suo modo di essere. Hanno solo questo. Esatto. Noi invece abbiamo da spaziare in mezzo universo, per cui possiamo scegliere se non sì, altro. Il classico, no? Esempio dell'agguato è quello esempio di Ateone con Diana. Cioè, Ateone si nasconde nel bosco per vedere Diana nuda. Diana nuda ne è contenta, però ne paga la conseguenza del... essendo lo sbatto dei suoi ce cani. Ce n'è un altro, c'è Vertunno e credo è Proserpina, non vorrei sbagliare. No, è Pomona, dove Vertunno si va da Pomona, si traveste da vecchio, perché Pomona rifiutava ogni rapporto, si veste da vecchio, e allora gli insegna a tenere meglio l'orto, gli fa i complimenti per l'orto, dopodiché c'è tutto un venerare, credo che sia Vertunno, non vorrei sbagliare perché vado un po' a memoria, dove alla fine dopo rivela chi è e lui effettivamente riesce a circuire chi non era circuibile in realtà. Sì, ma difatti l'agguato è una cosa fondamentale per tutti, cioè nel senso che per i cristiani il loro Dio questo non lo può fare, non deve, cioè questo, il loro Dio, per i cristiani o per i monoteisti il loro Dio non può agire su questo mondo tranne che tramite la distruzione. Invece, per quanto riguarda i pagani, il loro Dio devono fare le cose che fanno gli uomini, cioè nel senso che non hanno nessun servo, nessuno schiavo che li faccia. Quando Plutone vuole trovare una compagna, mica prende i suoi seguaci, i suoi schiavi, dice andatemi a prendere Proserpina. No, deve agire di prima persona, deve intervenire, deve comportarsi come si comportano gli uomini. Non può pretendere gli uomini, io voglio questo e voi me lo dovete dare. Perché questo dimostra chiaramente che anche la divinità deve sempre ricorrere tramite il mezzo dell'uomo. Molto bene, allora cominciamo con l'arte dell'agguato. Cominciamo con l'arte dell'agguato. Questa è la prima parte, l'ho diviso in tre trasmissioni. L'agguato si lega sia alla trasmissione precedente della follia controllata, che però non ho fatto, la farò in seguito, che a quella che sarà, che seguirà, cioè dopo le tre trasmissioni dell'agguato, che sarà ascoltare il mondo attorno a noi. Per definire l'agguato dobbiamo parlare dell'arte dell'agguato. Perché è un'arte? Perché rappresenta un modo attraverso il quale affrontare l'esistenza. Sia l'agguato che il sognare sono molto di più che semplici elementi del Crogiolo dello Stregone, sono modi con cui il Crogiolo dello Stregone si esprime. A prima vista l'arte dell'agguato andrebbe utilizzata nel mondo quotidiano della ragione, mentre l'arte del sognare andrebbe utilizzato per affrontare la percezione alterata. Perché l'arte del sognare per affrontare la percezione alterata? Perché il sogno è elemento accettato, presente e comunque definito dalla ragione, e questa non vive con angoscia le situazioni di sogno. Al massimo può vivere con angoscia quanto nel sogno si presenta, ma non il sogno in se stesso. Il sogno è dunque un mediatore fra il mondo della percezione e il quotidiano della ragione. Così anche l'agguato. Il fatto che noi ci esercitiamo nell'arte del mondo quotidiano della ragione ci permette di costruire un sistema emozionale, psichico e comportamentale che ci permette di agire al meglio anche nel mondo della percezione
e di conseguenza ci permette una più completa relazione nei quattro canti del mondo. Proviamo ad elencare gli elementi che concorrono nell'arte dell'agguato, prendendo ad esempio il comportamento di un essere tigre, cioè prendo un esempio tanto per comprendere. Allora, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. 2. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. 3. La tigre ha l'intento di ciò che fa. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. 6. La tigre osserva l'oggetto. 7. La tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione alimentata La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione alimenta l'intento della sua trasformazione. Questi 11 elementi caratterizzano non solo il fare dell'essere tigre, ma il fare di qualunque essere pratichi l'agguato, sia che si pratichi l'agguato, sia che si sia soggetto di agguato da parte di qualcuno. È bene conoscere questi elementi, in quanto agendo su uno solo di questi elementi, un'operazione di agguato può essere interrotta o alimentata. Sicuramente ci sono altri elementi che intervengono nell'arte dell'agguato, elementi che io non conosco o che non considero importanti, ma che potrebbero intercorrere nella formazione dell'azione. Io comunque identifico questi elementi e da questi parto per definire l'arte dell'agguato. Ogni soggetto può elaborare il proprio schema sia partendo da questo, sia costruendolo in maniera diversa. È importante sapere che l'agguato è il modo di agire di ogni coscienza e di ogni consapevolezza. Sarà descritto nel crogiolo del male come la consapevolezza dell'agguato viene distrutta per predisporre l'essere umano ad essere preda di chi pratica l'agguato per fini distruttivi nei suoi confronti. Se non si pratica l'agguato, si può solo essere prede dell'agguato e non sempre chi pratica l'agguato obbedisce ad un intento costruttivo anche nei confronti della propria preda. Uno stregone pratica l'agguato nei confronti di un potenziale apprendista. Questo può essere apprezzato o meno da un eventuale apprendista, ma egli non esercita l'arte dell'agguato ed è costretto a subirla. Così gli esseri di sola energia vitale praticano l'agguato nei confronti degli esseri umani mettendoli in ginocchio al fine di rallentare i loro flussi di energia vitale e cibarsene distruggendoli. Anche nel sistema sociale umano l'essere furbo, l'imbrogliare, è un aspetto nero dell'arte dell'agguato che presuppone l'ignoranza della preda negli elementi che compongono l'arte dell'agguato, sì che è costretta a subirla impotente. Quando l'arte dell'agguato è conosciuta, si costruiscono gli equilibri che non consentono l'imbroglio e che ci proteggono, comunque, dagli imbroglioni. L'essere cervo conosce l'arte dell'agguato dell'essere tigre. L'essere cervo sa perfettamente di essere la preda potenziale dell'essere tigre. Per questo motivo deve esercitare l'arte dell'agguato per sottrarsi dal ruolo di preda dell'essere tigre. Sottrarsi al ruolo di preda dell'essere tigre non significa impedire all'essere tigre di esercitare la propria arte dell'agguato, significa tendere un agguato alla sua attenzione affinché non si fissi su se stesso. Sottrarsi all'arte dell'agguato significa esercitare l'arte dell'agguato. Quando il divino che mi circonda mi ha trasmesso la necessità di elaborare gli elementi che formavano il crogiolo del male, ha teso un agguato ad una conduttrice di radio gamma 5 che per la sua opposizione al mio fare non esercitava l'arte dell'agguato e si prestava ad essere preda. In quel momento e in quella situazione per l'intento che quel divino intendeva esercitare. Quando la Blavatsky stava morendo per una grave malattia e di questo ne era convinta, il divino che la circondava le ha teso un agguato proponendole un patto.
la guarigione in cambio del suo sforzo per scrivere quella che per lei era la dottrina segreta. Questi sono agguati funzionali alla costruzione di un divenire e a volte anche piacevoli. La preda non viene danneggiata, anzi riceve dei benefici in cambio di benefici. Se la preda avesse esercitato l'arte dell'agguato, avrebbe ottenuto sia i benefici, sia avrebbe fatto quanto era nel suo intento e nelle sue possibilità, in quanto quel fare alimentava se stessa dilatandola nel circostante. Così il divino delle coscienze di sé che ci circondano ha dovuto esercitare la sua arte dell'agguato per ottenere degli effetti che avrebbe comunque ottenuto anche in misura maggiore qualora la preda, anziché subire l'azione dell'agguato, avesse essa stessa esercitato l'azione dell'agguato. Proviamo ad illustrare cosa significa in pratica questo. Significa che se anziché subire gli agguati del circostante che ti dicono tu mandami questo messaggio, tu avessi esercitato l'arte dell'agguato, quel messaggio sarebbe passato e tu avresti avuto comunque i benefici e avresti esercitato l'opzione su quello che avessi, sul messaggio che davi. Proviamo ad illustrare per quanto possibile i principi dell'agguato che abbiamo elencato, premettendo comunque che è possibile ogni variazione soggettiva sul tema. Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Il conoscere se stessi non è inteso come i maghi neri cattolici intendono il termine usandolo per impedire agli esseri umani di affrontare la vita, ma è inteso dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. È inteso nel senso che io conosco le mie possibilità perché nell'affrontare il mondo le ho costruite e le ho verificate. Io non prego un Dio pazzo perché mi dia la forza di scalare una montagna, ma conosco la mia forza nel camminare perché l'ho sperimentata giorno dopo giorno. Qualche volta ho corso, qualche volta ho scalato, dunque posso ipotizzare come prestarmi a fare uno sforzo immane, quali siano le mie possibilità e come debba distribuire le mie forze per giungere al meglio all'obiettivo prefissato. Conoscere se stesso in stregoneria significa costruire se stessi e sperimentare attraverso il fare quotidiano le proprie possibilità. Così mentre si appresta all'agguato, una tigre dispone di un bagaglio di conoscenze e di possibilità col quale organizzare l'agguato stesso, la capacità di mimetizzarsi, la capacità di odorare, la capacità di aspettare, la capacità di saltare, eccetera. Dunque, la conoscenza della mimetizzazione, la conoscenza degli odori, la conoscenza dell'attesa, la conoscenza del saltare, eccetera. In altre parole, è come quando un esercito si appresta a fare una guerra contro il nemico. Il comandante dell'esercito fa un elenco delle armi cui dispone. Tanti cannoni, tanti fucili, tanti mezzi di trasporto, tanti soldati, tanti aerei, eccetera. Mentre fa questo, analizza la qualità dei propri cannoni, analizza la qualità dei suoi fucili, analizza la qualità dei mezzi di trasporto, analizza la velocità e la forza dei suoi soldati, il tipo di addestramento, analizza la potenza dei suoi aerei, eccetera. Non si tratta dunque di una conoscenza di sé alla monoteista. Quegli elementi che la tigre analizza li ha costruiti giorno per giorno, fino a quando cucciola giocava con i fratelli o con la madre. Li ha costruiti per costruire se stessa. Lei non conosce se stessa nel senso monoteista del termine, in quanto lei ha costruito se stessa e dunque ella è se stessa e non deve necessariamente ogni volta fare l'elenco delle salmerie per sapere di cosa dispone. Questa consapevolezza di costruire se stessi si acquista attraverso la sospensione del dialogo interno. La ragione normalmente chiede all'individuo di elencare in continuazione le proprie possibilità e le proprie capacità. La sospensione del dialogo interno permette di far affluire sull'azione tutte le capacità che l'essere umano ha costruito sia nella propria esistenza individuale sia come risultato delle trasformazioni della propria specie. La pratica dell'azione attraverso la sospensione del dialogo interno permette all'individuo di far uscire se stesso senza per questo elencare se stesso. Permette all'individuo di dispiegare le proprie possibilità. 2. L'agguato viene esercitato all'interno di un'oggettività della quale è necessario esserne parte. L'individuo che pratica l'agguato deve essere parte dell'oggettività in cui agisce. Così l'essere umano, le cui mani sono le mani del bosco, agirà nel bosco perché il sentire del bosco è il sentire dell'essere umano. La pratica dell'agguato può essere messa in pratica soltanto dall'essere che è perfettamente integrato nel proprio ambiente,
dall'essere che è parte dell'ambiente e ne rappresenta l'espressione all'interno della propria specie. Il mio piede può agire nella corsa solo se è parte di me. Questo esempio è perfettamente chiaro, anche se fa ridere un monoteista. Un piede deve essere parte di una persona, altrimenti è carne che imputridisce. Per un monoteista è ovvio. Quello che non è ovvio per un monoteista è che ogni essere è parte di un'oggettività in cui vive, altrimenti è carne o materia o energia che imputridisce. Il legame non è dato solo per quanto la ragione è in grado di descrivere, ma soprattutto per quanto l'essere è in grado di percepire e di sentire nella misura in cui si rende consapevole di essere parte di un tutto col quale e nel quale agisce. Nel Crogiolo dello Stregone, l'arte dell'agguato è esercitata solo nella misura in cui l'apprendista stregone ha fuso il proprio fare con quanto lo circonda. Solo quando l'apprendista stregone ha soggettivato l'oggettività, diventandone parte, e attraverso il farsi venere ha indotto l'oggettività a soggettivare l'apprendista stregone. La fusione del crogiolo dei quattro canti del mondo con l'oggettività permette all'essere umano di tendere agguati in ogni canto del mondo nel quale riesce a fondere il proprio crogiolo per agguantare qualunque cosa gli serva per sviluppare il proprio divenire. E sono solo al punto 2, Francesco. Non so, cosa dici, riescono a leggere fino alla fine? Beh, è corposo. È corposo, vero? È corposo, d'altronde, se vogliamo descrivere l'arte dell'agguato bisogna che ci proviamo. Anche perché è lunghissima l'arte dell'agguato, cioè nel senso che potremmo scrivere centinaia di pagine e non avere esaurito tutti quanti gli argomenti, anche perché ci sono sempre nuove possibilità, nuove prospettive su ogni cosa, nel senso che non è che possiamo codificarla come una Bibbia, perché l'agguato stesso offre nuove possibilità e di conseguenza... Tutte le specificità. Sì, sì, ma difatti... Quello che è importante di capire è che nel paganesimo, quando si cerca di affrontare un argomento, si ne scoprono 10.000 rivoli e ogni rivolo diventa un nuovo rivolo, di conseguenza un nuovo percorso, una nuova possibilità, una nuova visione. E queste visioni non si fermano mai, cioè non è possibile codificare e fermare il momento, perché appunto il discorso anche dell'agguato è legato alla vita, cioè non appartiene a un momento statico che rimane lì fermo e di cui nessuno può disporre. Tutti ne possono disporre, tutti lo possono utilizzare, di conseguenza non può essere bloccato o condizionato. E anche se sono i mattoni a leggerli, in realtà la vita è così. Punto 3. Il fare non è un gioco, non è frutto di casualità, è il prodotto di volontà spinta da intento. L'intento si esprime come bisogno da soddisfare e volontà alimenta le determinazioni dell'essere affinché soddisfi il bisogno rispondendo al richiamo dell'intento. La tigre non esercita l'agguato tanto per fare, ma per obbedire a degli stati di necessità. Così l'essere umano non esercita l'agguato se non per obbedire a degli stati di necessità. Risolvere le contraddizioni dell'esistenza, sviluppare ed alimentare il proprio divenire. La forza che spinge a risolvere le contraddizioni della vita è l'intento. Senza intento non c'è l'arte dell'agguato, al massimo l'esercizio di un trucco o di una truffa con cui imbrogliare qualcuno. L'arte dell'agguato è esercizio dell'esistenza. Senza intento c'è la sottomissione, attraverso obbedienza a dettati che non sono propri dell'individuo. Quando l'individuo soggettivizza l'oggettività, fonde il proprio cammino con quello dell'oggettività, cammina assieme. Non si sottomette all'oggettività, anche se ciò può apparire in momenti, in cui i bisogni espressi dall'oggettività sono talmente forti che tendono a far sparire i bisogni soggettivi. In ogni caso la soddisfazione dei bisogni dell'oggettività soggettivata dall'individuo non sono mai in contrasto, in contrapposizione o d'ostacolo per la soddisfazione dei bisogni soggettivi. Questo perché la soddisfazione dei bisogni soggettivi è quanto permette all'individuo di soggettivare l'oggettività. L'intento attraversa tutta una gamma dei bisogni e si manifesta sia nel microcosmo soggettivo sia nel macrocosmo dell'universo, sempre con la stessa tensione e con la stessa determinazione. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno. Il bisogno della tigre non è un'idea, un'astrazione, è un dato materiale, comunque si esprima. Il bisogno di mangiare il cervo per attenuare i morsi della fame è altrettanto urgente che il bisogno di afferrare sapere e conoscenza per placarne la sete.
I bisogni del corpo luminoso sono altrettanto reali e immediati dei bisogni del corpo fisico. Così i bisogni dell'oggettività che si riversano sul soggetto sono altrettanto reali che il bisogno di mangiare, quanto i morsi della quando i morsi della fame afferrano lo stomaco. Se l'essere umano è debole, ma è riuscito a soggettivare l'oggettività, questa tende a rafforzarlo in quanto parte di se stessa. I bisogni di un essere umano debole, che abbia soggettivato l'oggettività, devono essere rafforzati in quanto il rafforzamento di quest'essere umano rafforza l'oggettività stessa. L'intento è il divino che alimenta le scelte di ogni essere. Non esiste arte dell'agguato fuori dagli obiettivi di intento. Non ci può essere arte dell'agguato quando l'individuo alimenta il potere di avere, come arte di appropriazione del lavoro di altre mani. L'intento è la forza che costruisce e alimenta le coscienze di sé, la cui energia vitale si muove immota come un mare nello spazio e che da questa porta alla formazione della coscienza universale. L'intento è una forza che costruisce sempre, anche quando la sua opera costruttrice attraversa la fase della demolizione di un edificio vecchio per far posto ad uno nuovo. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. L'agguato ha un fine, ha uno scopo, deve essere articolato in funzione di un obiettivo. Il bisogno manifesta l'intento, l'agguato lo soddisfa. Quale elemento serve a soddisfare il bisogno che si esprime? L'essere cervo acquieta i morsi della fame, ma la conoscenza, il sapere, la libertà del fare, la manipolazione di se stessi per predisporsi al meglio soddisfano altri bisogni e ad ogni bisogno necessita l'organizzazione di un agguato specifico. 6. La tigre osserva l'oggetto. La tigre impara, mette a fuoco l'oggetto al quale predisporre il suo agguato. Qualche volta non lo conosce, ma per similitudine è in grado di identificare un essere capra come diverso e tuttavia uguale all'essere cervo. Entrambi sono in grado di soddisfare i suoi bisogni, ma l'agguato deve essere teso in modo che l'oggetto dell'agguato dia il massimo profitto col minimo sforzo. L'agguato deve essere teso in modo da essere vantaggioso. Una preda che sa correre velocemente in spazi aperti sarebbe troppo avvantaggiata. Un essere lepre che si insegue in salita impone troppa fatica. Inseguire un essere capra sulle rocce è dispendioso e faticoso. È necessario imparare la pazienza, attendere che l'oggetto a cui si dà la caccia sia nelle condizioni migliori per essere catturato. D'altro canto, l'essere predato non deve mai trovarsi in condizioni di poter essere cacciato. Un essere capra agirà sempre affinché ci siano rocce sulle quali scappare. E quando non ci saranno rocce sarà molto più prudente. L'imprudenza consegna il predato al predatore. Così come gli esseri umani, se non sono prudenti e non praticano l'agguato, si consegnano a chi intende metterli in ginocchio o sui roghi. È facile trovare i paragoni fra predatore e predato nella relazione fra l'essere tigre e l'essere cervo. È molto più difficile trovare la stessa relazione fra esseri di energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata ed esseri umani che, costretti dal condizionamento educazionale a mettersi in ginocchio, li alimentano attraverso la loro distruzione. Osservare l'oggetto significa osservare l'insieme della propria vita, quando è da salvaguardare affinché non si venga predati. Significa tendere agguati al predatore in modo da non trovarsi mai scoperti e quando si è scoperti essere pronti a capovolgere la situazione per alimentare il proprio intento. Così l'apprendista stregone impara quando nascondere e occultare il proprio fare e quando renderlo manifesto, quando occultarlo finché sia reso manifesto e quando renderlo manifesto al fine di nasconderlo agli agguati di chi vorrebbe distruggere l'apprendista stregone. L'osservazione dell'oggetto avviene alimentando il silenzio dentro di noi. Mentre si alimenta il silenzio dentro di noi, il predatore diventa tutt'uno con la preda e il predato ascolta i messaggi che gli arrivano dal mondo. Così l'essere tigre prederà l'essere cervo vecchio e stanco, stanco per numerose battaglie, battaglie che hanno chiuso un po' alla volta le sue orecchie ai suoni del mondo. Oppure l'essere tigre prederà l'essere cervo troppo giovane, troppo incauto, troppo arrogante nei confronti del mondo che lo circonda. 7. La tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. L'essere tigre maschera il suo intento. La preda non deve conoscere il suo intento. Il predato non deve sapere che il suo scopo, la sua vita, è l'intento dell'essere tigre in quel momento. Nel branco degli esseri cervi,
Qual è l'obiettivo dell'essere tigre? Nascondere il proprio intento e il fare degli esseri di sola energia vitale ammalati di energia vitale stagnata. Qual è il loro obiettivo nel mettere in ginocchio gli esseri umani? Distruggerli, costringendoli a donare loro la loro energia vitale dopo averne fermato i flussi. Per questo devono renderli dipendenti da un'inesistente trascendenza. Dio vi ama, affermano, mentre costoro li distruggono quando supplici in ginocchio bloccano i loro flussi di energia vitale, costruendo dipendenza in loro stessi e nei loro figli. Il predato si è consegnato al predatore. Il predato consegna la propria prole al predatore. L'obiettivo e la tigre sono uguali. Sono sullo stesso piano fisico. Gli esseri ammalati di sola energia vitale stagnata sono in piani percettivi diversi. Occorre esercitare una grande determinazione sul piano fisico per essere invincibili sul piano della percezione. Il predato deve imparare a nascondere i propri punti deboli al predatore e far credere al predatore che i propri punti di forza siano in realtà i suoi punti deboli. La relazione avviene all'interno del crogiolo dello stregone con l'esercizio della follia controllata. Così il predatore deve costruire la situazione per cui il suo intento non venga percepito dal predato, e questo immagini intenti diversi da quelli che il predatore vuole mettere in essere. 8. La tigre diventa parte... Ciao Nico! Ciao! Buongiorno! Aia! La tigre... Non rispondo al telefono finché non ho finito. La tigre diventa indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. La tigre deve diventare parte del mondo che la circonda. Non deve distinguersi differenza. Il mondo circostante è la tigre. La tigre è il mondo circostante. L'arte dell'agguato implica che il soggetto che tende l'agguato non lo faccia mai con le sue sole forze e per se stesso, ma lo faccia con tutto il mondo circostante in quanto parte del mondo circostante. In questo modo egli non potrà mai tendere l'agguato ad elementi che compartecipano alla formazione del mondo circostante, ma solo ad elementi che si sono allontanati dall'essere parte del mondo circostante o ad elementi di cui il mondo circostante, in questo caso l'essere natura, se ne può privare senza per questo venire danneggiato. A te voglio vedere dopo così che capivo Francesco alla fine della trasmissione. Per formare l'arte dell'agguato è necessario essere parte del mondo, è necessario aver costruito la propria interazione col mondo soggettivando l'oggettività diventandone parte. Solo in questo modo si può esercitare l'arte dell'agguato, altrimenti è arte di appropriazione del mondo, è disprezzo per lo stesso, è spregio del divenire in quanto di quanto ci contiene. La tigre tende l'agguato al cervo, ma tenderà l'agguato a quel cervo che non è parte del mondo, quel cervo che per una qualche ragione ha estraniato se stesso dal mondo, sia perché è vecchio, sia perché non è veloce o attento a quanto gli succede attorno, o non è in grado di afferrare i messaggi che dal mondo giungono a lui. Per questo motivo un apprendista stregone che pratica l'arte dell'agguato non può estraniarsi dal contesto sociale in cui è nato ed è cresciuto. Un apprendista stregone è parte del mondo soggettivando l'oggettività in cui vive, i suoi bisogni e le sue tensioni. Un apprendista stregone non agisce mai per sé e in sé, ma sempre come parte di un insieme di cui diventa espressione all'interno della propria specie nel momento in cui esercita la propria magia. Così il predato deve essere parte del mondo, affinché non essere preda del mondo. Per non essere sacrificato deve diventare parte di esso. I cristiani sono estranei del mondo. Essi sono creati ad immagine e somiglianza del loro Dio pazzo. Proprio per questo sono prede di esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Proprio per questo sono predati, solo che il loro essere predati diventa parte attiva della predazione. Sacrificano i loro figli ad essere di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata, il che è un obbrobrio. 9. La tigre si sottrae quando il predato la individua. Cosa è importante? Predare o il predatore? Non è un quesito irrilevante. Per i cristiani il muoio e Sansone con tutti i filistei è più importante del predatore. Per loro distruggere è più importante del distruttore, tanto che hanno inventato una figura che chiamano martire.
Il martire è colui che vuole mettere in ginocchio gli esseri umani sacrificandoli davanti al suo Dio. Ma dal momento che i predati non ci stanno a quel gioco e lo uccidono, i cristiani elevano ad esempio quel fare. Per i cristiani la predazione è più importante del predatore. Il loro essere predati non è finalizzato allo sviluppo di se stessi, ma alla riaffermazione di se stessi come prede del predatore che essi identificano col loro Dio creatore. La centralità non è data da se stessi come individui, ma dal diritto del loro Dio predatore a predare gli esseri umani, impedendo loro di cogliere dall'albero della vita eterna. Essi non emanano soggettività, né nel predare né nell'essere predati. Essi devono soggiacere alla volontà del loro Dio creatore e per estensione a tutte le gerarchie umane che lo rappresentano. Preservano il diritto del prete di predare gli esseri umani deboli nelle galere, negli ospedali, negli asili nido, negli ospizi, in quanto, così facendo, preservano il diritto del loro Dio creatore di predare gli esseri umani. Nella loro veste di predatori predati, i cristiani devono essere considerati strumenti di un predatore, non individui consapevoli. Solo in quel modo possono essere classificati. La loro azione non è volta a costruire se stessi, ma a sottomettere l'intero sistema sociale per distruggerne le determinazioni e diventare preda del loro predatore, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Le relazioni predato-predatore nello sviluppo degli equilibri all'interno di un contesto più ampio, quale potrebbe essere l'essere natura, avviene soltanto fra esseri che determinano se stessi, per se stessi, esercitando le proprie determinazioni. La rinuncia all'esercizio delle proprie determinazioni in funzione di un soggetto esterno non dà diritto al rispetto. Si è solo prede o predatori falliti. Chiariamoci una roba. Nessuno può chiedere il rispetto di uno che è in ginocchio e che vuole estendere l'essere in ginocchio all'intero corpo sociale. Nessuno può chiedere il rispetto di chi fa il guardiano dei campi di sterminio. Sta gente qua non ha diritto al rispetto. La misura del rispetto è la vita. Per questo motivo nell'arte dell'agguato ci si espone quando si vuole esporsi e ci si sottrae quando si vuole sottrarsi. Si espone quello che si desidera venga conosciuto e si occulta quanto non si vuole venga conosciuto. Si manifesta quanto soggettivamente conviene manifestare e si nega quanto conviene venga negato. Sempre dal punto di vista soggettivo. Il cacciatore è un soggetto, non deve rispondere a un'oggettività, L'esporre e il sottrarre rappresentano scelte soggettive. Quando la preda svela quanto si tende a nasconderli, rendendo manifesti gli intenti dell'agguato, allora la tigre si ritira. La preda determina l'azione del predatore. Il predatore non è saccheggiatore del mondo. Il predatore lascia sempre uno spazio affinché la preda possa cogliere. Quello spazio è l'alleanza fra il predatore e la preda nella costruzione dell'essere natura o delle relazioni ai quattro canti del mondo. Solo il saccheggiatore non lascia scampo alla preda, solo il distruttore vuole sottomettere l'individuo con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima. Se l'agguato è saltato, la tigre si ritira. Ne prepara un altro, in un'altra occasione. L'agguato della tigre è l'agguato del costruttore nella formazione della vita e degli equilibri nel mondo. Non è lo stupro del dominatore i cui intenti sono quelli di sottomettere alla propria volontà sottomessa. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. Una caccia deve essere sempre vantaggiosa. L'intento preme per la soddisfazione del bisogno che esprime, non per l'oggetto da predare. La scelta dell'oggetto da predare appartiene all'esercizio della volontà e delle scelte della tigre. La tigre esercita il proprio libero arbitrio all'interno delle possibilità che le si presentano e in base al proprio divenuto soggettivo. Fuori da queste relazioni non esiste esercizio del libero arbitrio, non esiste caccia, non esiste trasformazione di se stessi. La tigre deve imparare la pazienza, deve attendere che gli eventi maturino. Un balzo troppo presto fa fuggire la preda. Scomporsi mette in allarme il mondo. Così facendo non soddisfa i propri bisogni. La tigre deve imparare che tutto sia pronto. Deve attendere che soggettività ed oggettività coincidano. Deve attendere che il bisogno di predatore si allinei con le necessità dell'essere cui appartiene, l'essere natura.
attendere, imparare la pazienza, imparare a frenare i propri impulsi e i propri desideri, fare in modo di non trovarsi mai in una situazione di debolezza. Voi avete presente Gesù quando viene fuori da Gerusalemme, ha fame e si butta come uno sciacallo sul fico per vedere se ha fichi, ma era fuori stagione, non trova niente e lo ammazza. Ecco, quello è l'arte del saccheggiatore. L'arte del saccheggiatore è l'arte del Gesù di Nazareth, che non riesce neanche a tenere a freno i propri impulsi, si getta come un ossesso sul fico per cercare i fichi fuori stagione. Questo è il classico esempio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè non insegna alla gente a essere autosufficiente, ma ci penso io, se non sono io che vi do da mangiare, voi crepate di fame. Cioè, è ben chiaro, c'è il discorso, io posso permettermi qualsiasi cosa, però la vostra resistenza dipende dalle mie capacità. Infatti, sottomessi. Imparare la pazienza, imparare a frenare i propri impulsi e i propri desideri, fare in modo di non trovarsi mai in una situazione di debolezza, agire in funzione del tempo che viene incontro. La caccia va predisposta prima che i morsi della fame si presentino, prima che le necessità diventino un'ossessione. Quando la fame chiude lo stomaco è troppo tardi, si costruiscono cattive strategie di caccia, si è costretti ad arraffare quanto si presenta a portata di mano, senza poter discriminare. Prevedere cosa si deve fare, prevedere cosa succede se. L'attesa è possibile se non c'è urgenza. Non come il pazzo di Nazareth che si getta come un affamato, che ha scritto, indisciplinato in mezzo ai rami di un fico per vedere se ci sono ancora fichi anche fuori stagione. Solo un demente che ha distrutto la propria capacità di guardare il tempo che viene incontro può fare questo. Solo un pazzo può distruggere l'albero perché non ha fichi fuori stagione, impedendo ad ogni altro essere umano di mangiarne quando sarà la stagione dei fichi. Imparare la pazienza e imparare a costruire un agguato partendo dal tempo che viene incontro, non partendo dalle necessità contingenti. Un agguato non ha solo dimensioni spaziali, ma anche temporale. Un agguato non deve essere pensato soltanto a livello fisico, ma anche per oggetti psicologici, emotivi, eccetera. Un agguato è caratterizzato sia dall'oggetto che si deve agguantare, sia dall'intento che spinge le nostre necessità. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimentando l'intento della sua trasformazione. L'agguato non è fine a se stesso, ma obbedisce alla relazione reichiana, accumulo, scarica, rilassamento. Solo all'interno di questa relazione si può esercitare l'arte dell'agguato. Fuori da questa relazione esiste soltanto il saccheggio per il saccheggio. L'arte dell'agguato è l'arte del costruttore, è l'arte di chi impasta la terra per costruire la creta, costruisce i mattoni per costruire la casa. L'agguato porta a fagocitare la preda e a trasformarla, ma la preda dell'agguato può essere qualsiasi cosa. Un abile cacciatore d'agguato può cogliere qualsiasi cosa, sia nel mondo della ragione, sia negli infiniti mondi della percezione. Ogni volta che un cacciatore d'agguato fagocita una preda, egli cambia, in quanto il predato incide sul predatore. Ogni volta che un cacciatore fagocita una preda, costruisce se stesso e partecipa alla costruzione dell'oggettività in cui vive. Gli intenti del cacciatore sono propri del suo intento, le sue predilezioni lo qualificano. Le predilezioni del cacciatore esercitano l'intento qualificando la direzione in cui il cacciatore si sviluppa. Questa è la prima parte dell'arte dell'agguato. Vi ho definito alcuni punti dell'arte dell'agguato. Dopodiché l'arte dell'agguato andrà avanti la prossima volta e la prossima volta ancora, definendo le condizioni generiche con l'agguato. Ricordate che io ho fatto un esempio fra il cervo e la tigre, ma potrei fare anche l'agguato del cercarmi un libro e come mi organizzo per andare a cercarmi un libro. Posso fare l'agguato per prendere l'autobus e andare a scuola o andare in fabbrica. Come il libro si propone perché tu lo trovi. Sì. C'è anche questo, esatto. Perché anche lui, per quanto poco, ha una sua dimensione. Nei quattro canti del mondo vedremo come l'oggetto dell'agguato, la preda in realtà fa l'agguato anche al cacciatore. Cioè, esiste sempre la reciprocità, perché l'agguato è un modo con cui ci rapportiamo nel mondo. Adesso lascio la parola a Francesco. Sì. Ecco, bene, se vuoi Claudio diamo via le telefonate, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per poter intervenire in diretta. E se qualcuno vuole chiedere su qualche argomento particolare o intavolare della discussione su degli argomenti i più vari, non siamo a disposizione. Ecco, io comincio un po' a parlare di vari argomenti che possono essere interessanti, anche perché sono argomenti di attualità. Molte volte io ho parlato del cosiddetto pensiero unico. Praticamente il pensiero unico sarebbe la versione economica del pensiero religioso del monoteismo. Cioè esiste un solo Dio,
è di conseguenza una sola realtà e per il, nel pensiero unico economico esiste soltanto il mercato. Bene, allora, partendo diciamo su questo argomento, ho trovato un titolo di un giornale che dice fa troppe specie sono dannose all'economia. Cioè, come appunto nel monoteismo le troppe divinità sono dannose al Dio unico e vanno soppresse, e gli uomini che la pensano in maniera differente vanno dissoppressi, anche per il mercato troppe specie, la diversità è dannosa e si tende a creare un mercato unico, come si tende a creare un pensiero unico e una religione unica. Da questo qui voglio partire da un argomento di attualità. Hanno parlato della situazione dell'Algeria, in cui appunto esiste una guerra civile. Hanno ucciso Matoub, che era un cantante di lingua berbera, e qualcuno si dice fa, come può una canzone turbare il sonno degli assassini? Perché anche gli assassini dormono, anche loro hanno sogni incubi, il peggiore dei loro incubi è forse un paese libero. Perché c'è questo affanno sia del governo algerino e sia dei terroristi islamici contro i berberi? Ecco, io vorrei ricordare una cosa, i berberi sono una popolazione antichissima, una delle più antiche, erano là ancora prima che arrivassero gli arabi, hanno la loro lingua, hanno la loro cultura, hanno tutto un loro riferimento, hanno tutta una visione culturale, hanno assorbito l'Islam perché gli è stato imposto, ma loro dell'Islam non se ne facevano assolutamente niente. Anzi, stando da alcune ricerche ultime fatte sui berberi, sembra che i berberi appartengano allo stesso ceppo di baschi, degli etruschi e dei cretesi. Benissimo, questa è una popolazione che è musulmana per obbligo, però ha mantenuto dei principi di libertà. Ad esempio, le loro donne non portano il velo, e questo non può dare che fastidio all'Islam se chi è integralista. Loro parlano una lingua e loro chiedono di parlare la loro lingua all'interno della loro popolazione, all'interno della loro comunità, e non vogliono certo imporlo agli altri. Cosa ha fatto il governo algerino, che pure combatte ufficialmente gli integralisti islamici? Ha imposto l'arabo, un'unica lingua. Cioè, come trovo assurdo io che venga imposto una lingua? È una caratteristica di tutti quanti i monoteisti cercare di uniformare il pensiero, di uniformare il linguaggio. Cioè, io trovo assurdo di pensare che la parola di Dio deve avere soltanto una lingua. Io non ho mai sentito parlare i greci che si meravigliassero perché, ad esempio, i dei romani parlassero in latino. Era una cosa normale. Essendo dei del luogo, essendo dei di quel popolo, avevano la lingua di quel popolo. Per quanto riguarda i monoteisti questo non è possibile. Per gli ebrei Dio parla soltanto ebraico. Per gli islamici e i musulmani parla soltanto l'arabo. Di conseguenza una popolazione come i berberi, che hanno la sua lingua, non può sussistere. E di conseguenza viene repressa, viene condannata, viene emarginata. Basta pensare che appunto in Algeria un governo che dice di combattere contro l'integralismo e il fanatismo islamico ha imposto come l'unica lingua l'arabo. Cioè, questo è assurdo, cioè, pensare che ci sia la necessità di una conversione religiosa che sia anche una conversione di tipo linguistico. La necessità, che come parlavamo prima del discorso del pensiero unico, che ci sia un'unica cosa. Cioè, questo qua sono principi che appunto il monoteismo trasmette alla società, che va a informare una società. E quanto sia pericoloso lasciare spazio a questi principi lo si può dimostrare da un fatto storico. L'Algeria, dopo l'indipendenza, era un paese di orientamento socialista. Il governo ha commesso un grave errore, ha lasciato correre gli ambienti islamici, non ha pensato anche al risvolto religioso dell'esistenza, si è occupato solo dell'aspetto politico, solo dell'aspetto marginale, e cosa è successo? Che gli islamici sono proseguiti nella loro attività, si sono affermati con i contributi, i soldi dell'Arabia Saudita e dell'Iran, nonostante questo hanno avuto il sopravvento, perché è sempre pericoloso dire che la religione non ha influenza sulla politica e la politica non ha influenza sulla religione. Bisogna sempre avere un qualcosa di completo e di vario. Bisogna sempre che tutti gli aspetti della vita siano affrontati. Non si può lasciare pensare di creare soltanto una situazione positiva dal punto di vista economico e tralasciare anche delle visioni di tipo culturale. E d'altronde questo qua diventa pericoloso perché noi abbiamo dei vari fenomeni di cui si stanno verificando anche in Italia. Ad esempio, noi abbiamo il problema, ad esempio, degli islamici. Leggiamo sui quotidiani, fa Milano, scoperto dai carabinieri, ambulatorio clandestino nella moschea, veniva usato per pericolose circoncisioni e forse per l'infibulazione. Ricercato falso medico egiziano. Cioè, Cioè, questa qui, esempio, è un fatto di una certa gravità, cioè nel senso che una nostra legge dello Stato che tutela le persone, di fronte a un principio che è assurdo, viene utilizzato e viene concesso di poter fare. Come ci porremo quando questi avranno il sopravvento e potranno imporre un unico pensiero, un'unica idea? E questo tenendo conto che gli islamici, come gli ebrei, come tutti quanti i cristiani, stanno facendo la raccolta dell'8 per 1000. Ecco, io voglio citare l'altro fatto. Abbiamo parlato in occasioni passate
del Sudan, dove esiste una guerriglia nella parte meridionale fatta da un gruppo di cristiani e da, soprattutto dalla popolazione animista, che si rifiuta di diventare islamica per forza. All'interno del mondo islamico esiste un'altra popolazione che ha questo riferimento, che è pagana, si dichiarano pagani, il loro nome si chiama Kalash, che significa nella loro lingua uomini liberi, vivono all'interno del Pakistan e rifiutano in tutto e per tutto il discorso, il dominio islamico, e vogliono mantenersi liberi. Ecco, lo leggo da una settimana fa, 30 anni fa, quando passeggiavo per le valle del Burburet, la valle, mi mostrarono uno scempio perpetuato dalle spedizioni scientifiche e dagli atti di terrorismo islamico. Gli antropologi avevano profanato le basciali, i templi riservati alle donne che conservavano la vulva in legno di Dezalik, la dea del parto. Entrando, fotografando e misurando tutto, avevano costato i kafir a demolire questi spazi magici e riconsacrarne di nuovi. Gli studiosi avevano rubato i gandau, le statue lignee che raffiguravano gli antenati usate per proteggere i villaggi, i campi e i cimiteri. Di notte giravano bande di fanatici musulmani che li decapitavano, per loro erano idoli demoniaci, cioè una raffigurazione in legno per loro è demoniaca. Oggi l'estrage di questi totem è stata compiuta, del centinaio di gandau di allora non ne rimane che una sola coppia, cioè rendetevi conto a che capacità arrivano di penetrazione. Ma ci sono ben più tragiche calamità. La piccola comunità kafira, che per kafira nel linguaggio arabo significa che sono infedeli, loro si dedicano a Kalash, sono i liberi fa, è divisa da tremendi conflitti. C'è chi ha tradito la propria gente islamizzandosi o facendosi cristiano. Quando si pensa di dare l'esempio dell'8 per 1000, ad esempio, anche ai protestanti, negli ultimi anni girano in valle strani missionari americani che assomigliano a Mujahideen. E questo che è in Pakistan, in una zona remota in cui appunto la maggioranza è islamica, esiste una piccola popolazione che è pagana, e anche lì sono arrivati i missionari, non sono arrivati i missionari cattolici, sono arrivati i missionari protestanti che pensano a demolire questo. La valle è ferita da recinti di filispinati che difendono le proprietà private dei coloni padroni, così si bloccano sentieri vitali che conducono ai pascoli d'alta montagna. Non c'è più libertà di muoversi nella propria terra. Poi c'è il progetto, e parlavamo di un'unica lingua, violento di acculturazione. Maestri e mullah fallatici, preti islamici, costringono i bambini kafiri a esprimersi solo in Urdu, la lingua del Pakistan, e a studiare il Corano. L'educazione kafira insegna è un galateo di libertà. I bimbi frequentano l'unica scuola utile, il villaggio. Ecco, questa qua è una dimostrazione appunto come il dominio di un unico pensiero, il dominio di un unico Dio, crea un unico mercato, crea un'unica via e tende ad annientare qualsiasi cosa. Lo vediamo con l'Algeria, dove appunto milioni di persone, nel caso dei kafiri sono, o dei kalashi, sono poche migliaia di persone che vivono in Pakistan. Nel caso dell'Algeria noi abbiamo milioni di persone che vivono lì ben prima che arrivassero gli islamici, ben prima che arrivassero gli arabi, che chiedono solo di essere se stessi e non impongono agli altri di essere in maniera differente, chiedono solo la libertà per se stessi, di poter vivere con la loro cultura, con la loro tradizione, e quando sono obbligati con la forza di esprendere la cultura degli altri, la legione degli altri, cerco di mantenere la loro libertà, benissimo. Si arriva al punto di perseguitarli, di combatterli, di ucciderli. E basta pensare che appunto hanno cominciato addirittura da un cantante, non hanno cominciato da un leader politico, non hanno cominciato da un leader religioso, sono arrivati appunto a uccidere un cantante, soltanto perché avevano il coraggio di combattere la violenza. E questo qua va testimoniato, perché se noi prendiamo la situazione anche italiana, cosa succede? Noi stiamo notando che c'è una continua intromissione da parte della Chiesa Cattolica su tutti gli aspetti, i più semplici, i più complicati, da parte del Vaticano. Il Vaticano sta lavorando in maniera massiccia per imporre le cose. Per imporre cosa? Una certa... Posso raccontarti questa, Francesco? Sì. Più divertente.